be two souls in a ghost town. Con piacere, con piacere siamo ritornati in diretta. Continuano Imperterrito, Carlo Cotticelli e Marco Palumbo. Buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, buonasera. Questo ovviamente è, insomma, è il pre-derby. Siamo entrati, diciamo, nella fascia protetta pre-derby. Io però partirei un attimo, facciamo un piccolo, come c'è Carlo, facciamo un piccolo passaggio indietro. Carlo, che partita è stata questa con la Juventus? Che sensazioni ti lascia e come secondo te arriva, porta la Lazio al derby di lunedì? Ma io credo che la Lazio debba riprendersi molto da un punto di vista psicologico, perché ha giocato sicuramente una partita all'altezza della Juventus, che indubbiamente ha molto di più rispetto alle altre dal punto di vista tecnico a questo campionato. Onestamente la Lazio ha giocato una partita alla pari di questa Juventus. È chiaro che ora c'è il tema della, diciamo così, la ricarica mentale, perché comunque il primo obiettivo non è stato centrato. Quindi ora la Lazio è di fronte alla certezza di comunque che domenica, che lunedì, anzi, lunedì, l'obiettivo chiaramente può essere determinante per. Perché addirittura voi pensate, pensavo, nessuno ne ha parlato in questi giorni, ma se il Napoli dovesse perdere a Torino domani, alla Roma e alla Lazio basterebbe un pareggio per andare in Champions. Sì. Naturalmente con la Roma seconda e con la Lazio terza, quindi l'obiettivo sarebbe centrato. Quindi dipende molto, secondo me, anche dal risultato della gara di sabato. Però credo che la Lazio scenderà in campo chiaramente in condizioni fisiche abbastanza buone, io che penso che la partita sarà sicuramente all'altezza per tutte e due. Marco, secondo te invece questa, sia la sconfitta che la partita, diciamo, di 120 minuti può portare la Lazio a essere inferiore alle aspettative? No, perché io ho fatto, non so, non mi ricordo, deve essere fatta pure appena, non la battuta, insomma, per come sta, ma questa non è, diciamo, la tattica pre-derby, cioè voglio chiarirlo, per come sta Roma, cioè non dico che se avessimo giocato giovedì sarebbe stato, cioè il giorno dopo la finale di Coppa con tutti i supplementari, sarebbe stata una passaggiata per la Lazio, ma la Roma sta in condizioni psicofisiche da basta guardare le partite, insomma, pure con l'Udinese, dove ho visto, ma, dei piccoli segnali di miglioramento impercettibili quasi all'occhio di una persona normale,
cioè ti fa capire che, insomma, cioè questa stagione prima finisce per noi in medio, cioè è diventata una tortura. Non dovrei dirlo in presenza di Cotticelli, ma tanto, insomma, è così, cioè questo, diciamo, è una come dire, un pensiero che hanno bene o male, penso, gran parte dei tifosi giallorossi, uno escluso che non nomino, ma di cui avete parlato poco fa. E come sarà la Lazio? Ma la Lazio ha fatto la sua partita, ha fatto un'ottima prestazione. La Juventus, ho avuto chiara contezza che del fatto che quando prendi due pali con un tiro, come ha preso Djordjevic, è un classico che non segni neanche sotto tortura e la perdi, ma questo vale per tutti. Però insomma, la Lazio sta bene fisicamente, sapeva che quella era una partita grave da perdere. La forza della Lazio è sempre la stessa, e cioè al di là del fatto che gioca bene, che ha una preparazione fisica eccellente, è che comunque non dico che non abbia niente da perdere, perché è una squadra, nel senso che aveva forse all'inizio di stagione altri obiettivi, ed è stata anche questa la sua forza, quella di stare bene fisicamente, ma soprattutto mentalmente, da un certo punto di vista e da un certo punto della stagione in poi, ha visto che i risultati arrivavano. Poi su questo dovremmo ragionare, ma questo è un discorso che abbiamo fatto e penso che siamo bene o male tutti nella stessa maniera sulla qualità del calcio italiano e del campionato italiano, ma a un certo punto ha visto che poteva tranquillamente ottenere dei risultati. C'è il gruppo, nel calcio è una cosa che, diciamo, serve sempre per ottenere dei risultati, e quindi credo che no, scenderà in campo, ma non scenderà in campo assolutamente turbata dalla sconfitta in Coppa, in finale di Coppa. Fisicamente c'è il tempo per recuperare, ma insomma poi non credo che questo sia un problema, è un problema di destra come al solito della Roma, ma questo è un discorso col quale facciamo i conti un po' dall'inizio, ma quasi della stagione degli uomini di Garzia, quindi poi sarà chi partita sarà. È ovvio che sono molto preoccupato, le cose che diceva Carlo sono giuste, nel senso che potrebbe bastare, ma è chiaro che è un derby, è una partita qualunque, cioè non è, che ti posso dire, Roma-Fiorentina piuttosto che Lazio-Verona dei tempi migliori o Lazio-Fiorentina, anche perché qui c'è più l'aggravante del derby, ma c'è anche il discorso che comunque chi arriva secondo ci va direttamente in Champions e chi arriva terzo fra i preliminari, chiaro. Maxi, perdonami, perché un secondo solo, che stavamo vedendo con Davide, perdonatemi, ma riguardo la Serie B c'è un colpo di scena, perché invece di andare il Livorno ai playoff andrà l'Avellino ai playoff. Poi chiariremo durante la puntata questa situazione. Scusate per prima. Vai perché abbiamo due domande dagli ascoltatori in chat per Paolo. Torno sul derby, volevo annunciare, insomma, le formazioni che dà la Gazzetta. La Lazio torna con la difesa a 4 rispetto, no, alla Coppa con la difesa a 3. Aspetta che mi è saltata la pagina, ecco. gentilmente. Allora, Marchetti in porta. Mi vorrei dire una cosa sulla Serie B, però. Sì, come? Marchetti in porta, Basta, De Vrij, Gentiletti, Ljuric, Parolo, Cataldi, Candreva, Mauri, Felipe Anderson e Klose. Risponde la Roma con il classico 4-3-3 con De Santis, Florenzi, Manolas, Astori e Torosiris, Nainggolan, De Rossi e Pjanic a centrocampo, e in attacco Ibarbo, Totti e Ljajic. Giusto un paio di considerazioni qua e là. Che Maurizio l'ho visto più in difficoltà nei tre centrali quando ha preso il posto di Rado infortunato, no? E quindi mi sembra giusto mettere De Vrij, Gentiletti, e forse Klose è un po', non è stato all'altezza la scorsa partita, poi insomma lo chiediamo a Cotticelli se magari preferisce un Djordjevic. Invece sponda Roma, che Florenzi torna e giustamente lo schiera come terzino, e Torosiris a sinistra, oramai questa è la formazione principale. Olebas ha perso un po' il posto. E finalmente rivedo gli Aic invece che i Turbe, perché gli Aic non è una marcia in più. Mo giro a voi, ecco le considerazioni. Si comincia? Vai, ma Carlo. Ma allora, il risultato della divisa 4 è naturale, perché la Roma
gioca 3 a centrocampo. La Lazio chiaramente per affrontare la Juventus ha provato a fare questo 3-4-3, perché di fatto, anzi 3-4-2-1, questo poi era il tipo di modulo, perché la Juventus avrebbe avuto una superiorità a centrocampo che avrebbe comportato la possibilità di trovarsi in superiorità numerica non soltanto al centrocampo ma anche chiaramente nell'uno contro uno. Ricordiamoci che le partite di campionato avevano visto la Juve letteralmente dominare e controllare la Lazio a suo piacere, quindi era stata una necessità. Maurizio secondo me è in difficoltà in tutti i moduli, sia a 4 che a 3, cioè io credo che sia un giocatore molto da rivalutare in senso non positivo. C'è un calciatore che anche in occasione del secondo gol della Juve si è parlato molto dell'errore di Berisha, che sicuramente c'è stato, ma Maurizio è mancato completamente l'intervento su Madre. Vero. Esatto. Quindi è un giocatore secondo me che, per carità, per quello che è stato pagato ha dato anche tanto, però non è certamente quello un giocatore che ti può consentire di sopperire all'assenza di Gentiletti o di De Vrij. Quindi questo per quanto riguarda la Lazio. Vabbè, poi per quanto riguarda la Roma, non so se lascio la parola a Marco, no, che magari ne sa più di me. Va bene, allora però aggiungo una cosa sulla domanda fatta da Davide, perché Valerio Valeri, caro Palumbo, in chat, che poi dopo interverrà dopo di te, ti chiede se tu pensi che possa giocare Keita a sorpresa al posto di uno tra Pjanic, De Rossi e Onna Ingolan. Beh, una cosa che il tecnico Giallo Russo ha fatto qualche volta, che aveva soprattutto con Keita, che non era previsto il contesto fin dal primo minuto, è capitato. Escluderei Ingolan, direi che il fatto di giocare Totti, se è così, sarà dal primo minuto, potrebbe essere escluso un po' a sorpresa Pjanic, che ha qualche problemino fisico ma anche di altre natura. Keita è un peccato che abbia deciso di non rinnovare, perché non rinnoverà, e lo dico e dico che non rinnoverà, e non lo farà non tanto come dire per obiettivi eccetera, ma perché siccome è un grandissimo professionista, alcune situazioni che si sono verificate quest'anno non gli sono piaciute, e quindi che riguardano lo spogliatoio, che riguardano l'atteggiamento di alcuni personaggi, dal mio punto di vista dico che ha ragione, perché quest'anno la Roma si è arrivata ancora più provinciale nella mentalità che in altri anni, anche Sabino. E quindi sì, potrebbe essere, ed è l'unica soluzione, però non, perché non è Ingolan, insomma, è l'unico che sta tirando la carretta, e se non te lo giochi con la Lazio con chi te lo giochi, insomma, voglio dire, anche dal punto di vista dell'impiego del giocatore, il resto lì davanti, dopo diceva Ajic, non lo so, perché l'ho visto quel poco che l'ho visto con l'Udinese, insomma, nella, ancora molto a Munich, non riesce più a saltare l'uomo di nuovo, alterna buone prestazioni, come dire, all'inizio, alla fine.